Ciao a tutti ragazzi, che dire, era davvero tanto che non facevo un video, tipo 2 mesi. Vi devo dare delle spiegazioni, perché sono sparito, non è che sono sparito per non far niente, comunque sono stato super impegnato in questo periodo e adesso vi spiego. Allora, l'ultimo video che ho caricato sul canale era appunto quello di Cannes, dove siamo andati a ritirare il premio per la ricerca della bellezza. Vabbè, inutile dire che è stata una figata, mi sono divertito un sacco, ma l'avete visto nel video. E poi cosa è successo in tutto questo periodo? Allora, diciamo tutto e niente, ok? Ho fondamentalmente lavorato come un mulo. Al lavoro in questo periodo siamo pochi, siamo sotto personale e niente, quindi io sto facendo un sacco di straordinari che per amor del cielo mi fanno comodo a livello di grano, perché comunque devo sopravvivere. Questo però fare tanti straordinari, quindi considerate che io passo 45 ore alla settimana al lavoro, mi porta ovviamente a non riuscire a fare le cose che vorrei fare nel mio tempo libero, perché poi mi si accumula tutta una serie di cose che devo fare nel mio tempo libero e non ho tempo per quelle che voglio fare. Riguardo a questo, io avevo detto che avrei terminato e pubblicato l'album entro luglio. Ragazzi, non ci sto riuscendo. Ormai siamo agli sgoccioli di luglio e a me manca sempre di produrre un pezzo e mixarli tutti, fare le grafiche dell'album e far uscire tutto. Quindi a sto punto slittiamo per settembre-ottobre. Mi dispiace perché mi ero fatto una programmazione bella serrata e non sono riuscito a mantenerla. A tutto questo dobbiamo aggiungerci un'altra cosa. Ci saranno comunque dei grossi cambiamenti sul canale e sul modo in cui io mi approccerò, perché non ne vale più la pena dal punto di vista proprio artistico fare quello che facevo io sul canale, cioè fare cover di robe famose rifatte come mi piaceva a me. Quando tu puoi sentire una canzone fatta dall'intelligenza artificiale con la voce di un cantante famoso magari morto. Cioè, avete capito, no? L'artigianato su questo aspetto qua ci ha perso tantissimo e io non mi posso permettere di perdere 15 ore, 20 ore del mio tempo a imparare, registrare, mixare, fare il video di una cover e poi faccio 100 visualizzazioni. Ne ho sempre fatte poche, ma mai così poche. Quindi per me non ha senso, è una perdita di tempo. Questo non vuol dire che smetto di fare cover, no, però mi muovo in un'altra direzione. La direzione qual è? La direzione è la parte live. Qualche mese fa, forse ve l'avevo detto, ho messo su un gruppo. Abbiamo suonato la prima volta per la festa dei 10 anni di IKEA dove lavoro. È stato, diciamo, un test drive. Questo progetto è iniziato e è morto lì, però perché? Per ovvie ragioni. Però io e il batterista e un mio ex collega abbiamo unito, tra virgolette, le forze e abbiamo iniziato, dobbiamo iniziare a suonare insieme. L'idea era quella di fare cover come faccio sul canale per andare a suonare in giro nei locali, nei club, nelle feste, eccetera, eccetera. L'idea era questa qui. Quindi diciamo che la parte attrattiva, tra virgolette, del pubblico vorrei arrivasse dalle cose live che faremo e che il canale sia solamente un po', cioè sia il posto dove la gente può venire a sentire quello che facciamo live, però in versione studio. Stiamo definendo comunque il progetto, non abbiamo ancora niente di definito, però vorremmo rimanere comunque sul genere che abbiamo provato per la festa di IKEA. Quindi un rock, punk rock, pop punk, una roba del genere. Io farei chitarra e voce. Questo ovviamente mi porta via del tempo, perché io devo provare, perché devo organizzare le prove, le canzoni sono completamente riarrangiate. Questo mi porta via del tempo, tempo che non è che lo sto buttando a discapito di YouTube, lo sto investendo in un'altra maniera, per poi portarlo sul canale. Io credo che continuerò comunque a fare video in maniera, come vi ho detto, differente. Dovrei fare anche dei video un po' di strumentazione che mi sono preso, che mi sto prendendo e che mi prenderò. Non ho tempo per farlo. Questa cosa mi disturba. La cosa positiva comunque di tutta questa storia è che
mi sono riavvicinato alla musica nel senso stretto della cosa, perché ho passato ore in cabina a registrarmi, tra l'altro l'ho anche climatizzata, adesso c'è il condizionatore dentro, cioè fuori, che mi porta l'aria fresca dentro. Poi ho iniziato a suonare veramente, non perdendo tempo comunque coi video, mi sono concentrato sulla musica. Qualche canzone dell'album l'ho portata avanti, e ho finito la produzione, me la sono messa lì per mixarla, insomma le cose stanno andando. Mi dispiace di non essere presente, ma tanto, nel senso, per 30 persone, le 30 persone che mi seguono in linea di massima le conosco, e quindi queste cose qua le sanno già, quindi sto parlando per il niente e nulla cosmico. Detto questo, e basta, mi vedete senza barba perché sono poca barba, perché sono andato a pescare. Guardate che pappagoggia che mi è venuto, sono proprio un siano. Appena faccio i soldi, faccio come Ozzy Osbourne, liposuzione al sottogola. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Non è vero che ci vediamo prestissimo. Ci vediamo, ciao.